Cioè, Gets è la parte numero 2 del let's play dell'emissario del subspazio di Super Smash Bros. Brawl. Iniziamo il prossimo capitolo, siamo nella giungla. Chiaramente vediamo, siamo nella giungla, vediamo che stanno venendo rubate delle banane, quindi non è difficile prevedere chi potremmo giocare in questo capitolo. Ecco qui. Donkey Kong. E vediamo anche quello che ai tempi Super Smash Bros. Brawl era una new entry di Diddy Kong. Fra i due io preferisco di gran lunga Donkey, è anche un personaggio che ho giocato, che giocavo anche abbastanza su Brawl, su 4, anche un po' su altri. Allora, visto che siamo Donkey Kong, i nostri cattivi sono giustamente cattivi dell'universo di Mario, perché... Quindi, questo è quello che dicevo, quello che avevo accennato nella parte scorsa quando dicevo... Che non tutti i nemici dell'emissario del subspazio sono nuovi di Brawl, alcuni sono provenienti da universi. Da universi Nintendo già esistenti. Questo si può anche saltare in testa, però. Quindi se ti faccio tipo così. Segreto. Che è Totodile? Sì. Ma no. Ok. Allora, uff. Devo ancora riscaldarmi perché è il primo video che registro oggi. Quindi... Queste sezioni che ricordano molto Donkey Kong Country. Quando giocavo a Brawl non me ne rendevo conto, non conoscevo ancora Donkey Kong Country come saga. Quindi... Se io colpisco questo... Ma vaffanculo. Ci arrivo? Sì? Va bene. Spada laser. Quindi, come al solito, Donkey Kong non è che combatte tipo per salvare il mondo o cose del genere, ma semplicemente perché deve recuperare le sue banane, come al solito. Alla fine, in tutti i giochi di Donkey Kong, lo scopo è semplicemente recuperare le banane che ti ha rubato il cattivo di turno. Quasi sempre. Ok, questa quindi era una stanza facoltativa. Quindi per andare avanti? Ah, di qua, semplicemente. Ma li avete il cazzo, vero? Non... Quando ho iniziato a giocare a Super Smash Bros. Brawl, Donkey Kong, se non sbaglio, lo conoscevo come personaggio, perché comunque conoscevo molto bene il franchise di Super Mario e nel franchise di Super Mario... Cioè, Donkey Kong è parte dell'universo di Super Mario, quindi lo conoscevo. Una medaglia infinita. Però non avevo mai giocato a un gioco di Donkey Kong. A un Donkey Kong Country, per esempio. Donkey Kong Country Returns è stato tipo... Per Wii è stato il primo gioco di Donkey Kong che ho giocato. È uscito dopo Brawl, se non ricordo male. Cutscene? No, è lunghetto sto capitolo. Ma vabbè.
Bello quando non mi vanno i comandi, attenzione. No. No, non voglio giocare a Diddy, che palle, mi fa schifo. Ma respawn? Oh. Diddy non... Non è che l'abbia mai giocato più di tanto, sinceramente. Ventaglio. Ok. Ma tengo il ventaglio da una porta all'altra, non lo so. No. Neanche la trasformazione, bello. Ah, sì, mi ricordo sto pezzo. Ah, forse un cattivo di Pikmin. Portacuore. Ciao te. Beh, difficile. Ok, finito il capitolo. Eccole qua. E vediamo un nuovo cattivo. Bowser. Anche lui ha lo stesso cannone che aveva Wario. Che trasforma gli eroi, diciamo, in trofei. Quindi, non tutti i personaggi giocabili di Super Smash Bros. Sono tutti buoni. Abbiamo visto, per esempio, Wario e Bowser sono entrambi cattivi. Aspettate, mi metto comodo. Ok. La squadra la comprende anche Diddy Kong. Salviamo. Il capitolo non l'abbiamo completato al 100%, però non è che me ne freghi tanto, sinceramente. La mappa. Ora dobbiamo fare la pianura. Siamo con Mario e Pit. Fra i due io preferisco Mario. Il mio Wii U che fa una fatica enorme a leggere sto disco. Quando ho montato la parte precedente non credo che si sentisse il rumore che fa la Wii U, quindi bene. Mi stressato. Solito questi cattivi. Io in realtà l'avevo lanciato a destra, però va bene così. Mangiacciamo. Qua mi sa di segreto, sinceramente. No, probabilmente no. E muori. Parete che ci segue. Kyogre. Scendiamo. Ah, non è sufficiente. Fatto. Ok. Non c'è un segreto sopra, vero o no? Minchia, hai rotto i coglioni. Fatti colpire. Ok. Muori te, grazie. Prossima stanza, diciamo. Allora. Ah, che bello. Quando si salta veniamo ospitati indietro perché la nave sta andando. Cioè la nave, la piattaforma. Attenzione.
Non... rossi questi. Sputano fuoco, se non sbaglio. Oh, facciamo così, va. Questo, muori. Queste parti del gioco sono un po' noiose, perché comunque non stiamo usando personaggi nuovi, non abbiamo delle ambientazioni particolarmente... abbiamo un'ambientazione abbastanza fasetta, cioè una normalissima pianura, non ci dice niente. E non sappiamo ancora nulla della trama, cioè... sì, vabbè, abbiamo visto l'inizio della trama, però per esempio adesso Mario e Peach dove sono diretti? Cioè sono... stanno andando in giro a caso, cioè non hanno una vera e propria meta. Sì, credo che stiano seguendo la Albert, però non... minchia, il pallone da calcio era uno dei miei oggetti preferiti, cioè quando giocavo a Brawl. Tanto sentirete un aereo che sta passando proprio sopra casa mia. Bello, eh? Grazie. Allora, fine del capitolo. Ah, perché si ferma ogni tanto? Fine del capitolo. Ministro ancestrale. Stiamo seguendo lui, stiamo seguendo. Che... non ci arriviamo. Ah, bello, proprio così. E neanche lui. Ma scusa, ma Pete può volare. Ma perché non lo segue? Pete può volare. Mista Cestale che portava con sé un'altra delle bombe, una di quelle bombe che ha distrutto la... come si dice? Che ha distrutto lo stadio. Ah, adesso siamo al lago. Bello, bello. Siamo con Diddy, che è rimasto da solo, ha perso Donkey. Dovrebbe essere lo zio, vero? Donkey Kong dovrebbe essere lo zio di Diddy. Questa nave l'abbiamo intravista nella parte precedente. Si era schiantata, colpita dall'Albert. E qui abbiamo la nostra prima... no, in realtà è la seconda battaglia boss. Rayquaza. E dalla nave, dalle macerie esce Fox. È bello come nelle cutscene facciano vedere spesso le mosse proprio dei personaggi. Qui il gioco ci suggerisce che lo scudo di Fox può riflettere i proiettili di Rayquaza. Anche prima, quando abbiamo intravisto Donkey Kong proprio all'inizio del capitolo precedente, Fox. Come si dice? Usava proprio le mosse che aveva in game. Questo, come la cutscene ci aveva suggerito che si può riflettere sopra gli etti. Io mi ricordo quando facevo le sfide ai boss. C'è proprio la modalità sfide ai boss nel Super Smash Bros. Brawl. Aia. E io facevo le sfide al boss, che capite combattere uno ad uno tutti i boss del gioco. Sono 10. Uno dopo l'altro. E io l'avevo completata più di una volta, difficoltà impossibile, con Ness e con Lucas. E niente, combattere con Rayquaza non lo può ricordare, perché è uno dei boss che contro cui combattevo meglio. E secondo me è uno dei boss più facili, una volta che conosci come combatte. Ah, bella sta cazzo. Che bello. Uso sempre Fox. Fox mi piace. Sicuramente ti piace più di Diddy. Diddy non mi interessa come personaggio. Ah sì, qui si passa da una dimensione all'altra. Passando in queste porte con la freccia, caricamenti permettendo, si passa nella stessa area ma una dimensione differente. Allora, Fox non è che lo usassi tantissimo su Brawl. Su Brawl preferivo Wolf, tra i tre di Star Fox. Fox ho cercato...
Ho cercato di usarlo un po' su Smash Bros. 4, però è troppo difficile per me. Su, aia. Su Smash Bros. Ultimate non ho giocato molto Fox, perché anche lì c'è Wolf, che tra l'altro Wolf mi piace molto più su Ultimate, esteticamente. È bellissimo Wolf su Ultimate. L'ho sempre detto, da quando hanno fatto la presentazione di Super Smash Bros. Ultimate, in cui hanno fatto vedere tutti i personaggi, sono rimasto sempre colpito da quanto è bello Wolf su Ultimate, esteticamente. Bellissimo. Non è uno dei miei super personaggi main per eccellenza, perché comunque... Ah, è vero, quei piccioni lì, dopo che atterrano, li puoi prendere e usarli come arma. Sì, io tutti i volatili esistenti li chiamo tutti piccioni. Quando vedo un volatile che non so bene come specificare, lo chiamo sempre piccioni. Cioè, potreste fare il meme... È presente il meme del tizio con gli occhiali? Che guarda la farfalla e dice is this e poi dice la cosa. Cioè, per me potete mettere la mia faccia e fare is this o piccione. Allora, entriamo qua, vediamo cosa c'è. Aia. Ah, giustamente, in questa stanza non c'è niente, è inutile. Però non devi... Se noi entriamo qui, immagino che poi sopra entriamo di nuovo nella porta, la cosa sarà diversa. No, è una cazzata. Ma perché mi fanno questi troll? Io che penso tutte le cose bene. Aveva senso, è una cosa intelligente il mio ragionamento. Uno, due, tre. Oh, muori. Bello. Ti ammazzo così. Ah, adesso forse bisogna entrare nella porta. Mo c'è di nuovo il fuoco, guarda. Ma perché l'hanno messa sta porta, se è così inutile? Cambiamo dimensione. Questi tizi... Questi mostri qua vi attaccano facciandovi, ma che cazzo... Perché? Sono confuso. Cosa bisogna fare per andare avanti? Ah, va? Ok. Adesso bisogna entrare nella porta. Ma lì praticamente. Vero? Ok, finalmente, cazzo. Ah, la zatta nel fiume. Fin qui, molto semplice, direi. Andiamo. Questi cosi rossi ruotano più velocemente, maggiore è la potenza del colpo con cui li colpisci. Ma come? Che schifo i controlli, madonna. Bella sta musica. Penso che sia di un gioco di Donkey Kong, ma non sono sicuro. Ma... Non penso di poterli spingere col riflettore. Vediamo. Sì! No, vabbè, che figata, non sapevo sta cosa. Turtwig.
L'animazione di Fox che corre. Che bello. Finito il capitolo. Ah no, mi sembrava aver visto la raggi di luce. La musica di King K. Rool. Ma ci entra il cannone. Ma dai. Adesso sì. Ma bello. Vabbè, vomito io così però. Devo combattere con Bowser oscuro. Curiosa sta cosa. Un normalissimo combattimento. Merda. No, è vero, c'era sta cosa su Bro, me l'avevo dimenticata. Che poi l'hanno tolta su Smash Bros. 4. Che se qualcuno è appeso al bordo, non puoi appenderti a... No, è vero, è una delle cose più orribili di Super Smash Bros. Cioè, anche il Smash Bros. Precedente, ovviamente. Che poi su Smash Bros. 4 l'hanno corretta sta cosa. Era proprio una strategia. Odiosissima, però era una strategia. Madonna, io non so quali sono le kill move di... sì, cazzo si chiama, Diddy Kong. Anche perché c'è... Sto giocando un personaggio che ha... kill move orribili contro Bowser, che è il personaggio più pesante del gioco. A 200% di percentuale non riesco a ucciderlo. Cioè, sto facendo uno smash, eh? Quindi dovrebbero essere le finisher, questo, in teoria. Ma scendi! Guarda, non muore! Quanto è pesante! Oh, ci hai fatta, cazzo. Ho dovuto portare 250 per uccidere. Che cazzo so come uccide Nidhi? Probabilmente fa tipo le combo. Cioè, tipo ti prende, ti lancia fuori dallo stage. Avrà qualche meteora. Sì, forse la più giù aerea è una meteora. Però questo non era veramente Bowser. Era solo una sua... Era una finzione, era. Occhio. Non mi ricordo sta cazzina, eh. Ecco il vero Bowser. Abbiamo visto che è anche possibile creare delle versioni più oscure dei personaggi e dei cattivi. Lo zoo abbandonato. Però dobbiamo chiudere qui la parte numero 2 della display del mistero del subspazio. Se vi è piaciuto il 4% salto, vi succede una mano alla prossima. Ciao ragazzi!